Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo qui per presentare la settima edizione del Lego Music Festival Zona U, che quest'anno si presenta con una novità assoluta. Diciamo che abbiamo trasformato l'evento in un programma estivo, per cui ci ritroviamo quest'anno, dopo 6 anni di percorso, un programma estivo, il primo programma estivo per la Pineta Olmo, dopo aver riqualificato tutta l'area nell'inverno scorso. Abbiamo deciso di affrontare diciamo, l'estate a 360 gradi. Quest'anno si parte subito, parliamo subito degli eventi, parliamo in particolare di sport. Quest'anno in programma tantissimo sport, da calcio tennis a tiro con l'arco, a equitazione, a corsi di mountain bike per bambini ed in particolare una gara di mountain bike che si chiama Re del Bosco, che magari ve la faccio presentare dall'ideatore di Vito Franco, qui vicino a me, alla mia destra. Una gara molto particolare, quasi una prima mondiale, vero Rito? Vuoi dire un po'? Buongiorno, dunque in realtà questa non è la mia prima edizione, siamo alla seconda. È una gara molto particolare che si svolge in soli 1 km 800 metri, si svolge principalmente in due fasi. La prima fase vede la qualificazione dove troviamo i vari atleti che affrontano il percorso in 1 km persona singolo. I quali percorreranno il percorso in minor tempo possibile. I primi 8 di ogni categoria andranno nelle fasi finali che si svolgeranno di sera con il percorso completamente di sera, di notte, con il percorso completamente illuminato, sfidandosi a batterie da 4 atleti. I primi 2 atleti che arriveranno al traguardo, diciamo che superano il turno andando a sfidare i primi due della batteria B, diciamo così. Così dicendo fino ad arrivare alla batteria finale che andrà a incoronare il Re del Bosco, dove il simbolo è proprio dato da una corona fatta in legno. Questa competizione è divisa in 8 categorie principali e 9 donna, che sono le categorie della WISP che ci sta dando una mano nell'organizzare questa gara. Nulla, vediamo un po' come andrà a finire. Ci sono sicuramente grandi prospettive per questa gara perché è in assoluto, diciamo, un'idea innovativa, in quanto abbiamo riscontrato che un bosco illuminato in notturna non è mai stata realizzata alcuna gara simile, per cui le nostre, diciamo, aspettative sono abbastanza importanti. E parliamo anche del programma musicale. Quest'anno abbiamo adesso già confermati 13 eventi musicali, principalmente parleremo del genere rock, dove quasi ogni giovedì abbiamo un appuntamento fisso, ma anche musica d'autore italiana, reggae, dance 70-80, musica tradizionale e magari altre iniziative che proporremo più in là. Quest'anno non abbiamo realizzato un programma cartaceo, ma vogliamo insistere sulla programmazione su internet, il sito zonau.it, dove si può riscontrare tutto il programma. Abbiamo diversi servizi come servizio bar, servizio navetta e poi ci sono delle aree relax con delle hamache, degli allestimenti tutti fatti da noi, dalla nostra cooperativa, la cooperativa Zaino, che è la cooperativa che
che organizza il festival, degli allestimenti tutti con, interamente fatti con il riciclo sia del legno di scarto che anche con installazioni artistiche sempre provenienti da diciamo, scarti che ogni giorno ci ritroviamo nella nostra quotidianità. E per quanto riguarda il programma musicale abbiamo, dicevamo, 13 eventi musicali confermati, i più grossi sono Merifiore sicuramente, Balla Rock, ma anche tante band emergenti sia locali che dei limitrofi, e poi tante altre iniziative come In Natura, per esempio ci sono delle lezioni di benessere con il dottor Marco Nannavecchia, con l'intervento della nutrizionista Vanessa Santoro, che porteranno avanti delle mattinate con diciamo all'insegna del benessere, per l'appunto, dove lanceranno una colazione, la dottoressa Vanessa ci spiegherà quali sono gli alimenti più adatti al risveglio muscolare, alle posture che vanno poi ad andare a chiudere, diciamo, tutta l'iniziativa. Poi da parte nostra, sempre della cooperativa Zion, il laboratorio del riciclo creativo del legno di scarto si chiama Io Pallets, in pratica creiamo tutti allestimenti in pallet, e c'è in fase di programmazione anche un evento sulla filiera corta. E probabilmente anche il Pony Day, dobbiamo ancora confermare con altri collaboratori, e il mercatino degli artigiani, tantissimi giochi durante il programma andrà avanti da questa sera, parte con il concerto dell'Electro Jesus e finisce il 1° settembre, e non escludiamo di andare oltre. Io do la parola al nostro assessore Antonello La Veneziana per le sue considerazioni e vi ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie a Riccardo, grazie a Vito per questo incontro di questa mattina. Era importante fare una conferenza stampa dedicata a Zona U, perché Zona U è diventata così grande, così importante, e merita una vetrina più importante, magari di altri eventi che stanno nascendo negli ultimi periodi. Come assessore all'ambiente, come assessore alla Smart City, sono molto orgoglioso di avere nella mia città un ecofestival, e non è un ecofestival che sta nascendo oggi, ma è un ecofestival che è arrivato alla 7ª edizione, come ha detto Riccardo. E non è solo un ecofestival, ma è un festival smart, un festival intelligente, perché coniuga nel suo programma diversi aspetti: l'aspetto musicale, perché è anche un Eco Music Festival, l'aspetto della tutela dell'ambiente, che è stata sempre fondamentale da quando è nata Zona U, da quando è nata la stessa associazione poi cooperativa Zion. E Riccardo realmente è uno dei paladini ambientali della nostra città, quindi gli do questo titolo oggi, ma è meritato, perché realmente molti di noi ceniesi, soprattutto i giovani, hanno potuto constatare con i loro occhi quello che Riccardo ha fatto in questi anni per la tutela e la difesa del cordone verde che è la Pineta 1. Io ricordo vari interventi nel corso degli anni, anche quando io ero abbastanza giovane, poi purtroppo la Pineta è ricaduta ancora nell'oblio. Invece adesso abbiamo l'occasione, grazie alla cooperativa Zion, di far rifiorire ancora di più questo luogo e tutelarlo una volta per sempre, definitivamente, apprezzarlo tutti, perché è una ricchezza di tutta la città, e ringraziare questi ragazzi della cooperativa Zion che veramente hanno preso a cuore questo posto. E non è facile, perché le difficoltà sono tante e i problemi sono tanti, quindi ogni giorno ci sono delle novità sia piacevoli ma anche di altri tipi, però bisogna affrontare tutte le difficoltà e andare avanti. Quindi la nascita di questo programma, dedicato solo alla Pineta Ulmo, è una grandissima conquista anche per loro, che ci hanno creduto tanto in questi anni. E io mi sono dato anche un'occhiata su internet su alcuni artisti che io
non ho una grandissima cultura musicale, ma per esempio ho avuto modo di ascoltare qualcosa dei Cerca Si Nome, che sono dei ragazzi di Brindisi. Uno di questi ragazzi è anche originario, la famiglia originaria di Ceglie, mi sembra, che veramente creano delle opere molto belle, quindi vi invito tutti i vari giovedì a partecipare ai vari concerti, perché è bello passare del tempo nella Pineta Urmo, che è il nostro polmone, è bello passare del tempo nell'area relax che ci sarà, è bello passare le mattinate con gli esperti per quanto riguarda il benessere, l'argomento del nutrizionismo, ed anche per tutti coloro, anche i bambini, che vogliono vivere esperienze dei laboratori creativi, in particolare dedicati al riciclo. Non mi nascondo che anche io vorrò parteciparvi, perché è una cosa che mi piace, quindi toccare con mano anche questa esperienza, che sicuramente si potrà ripetere anche nel corso dell'anno, anche in città, quando magari le condizioni meteorologiche non consentiranno di stare nella pineta. E non ho altro da aggiungere, solo gli auguri a questi ragazzi, a Riccardo in particolare, a Vito per l'esperienza del bosco che quest'anno rifaranno, un'esperienza molto importante, quello che abbiamo ascoltato, e realmente auguri, saremo presenti e l'amministrazione comunale è a massima disposizione per tutte quelle che sono le esigenze, per la migliore riuscita di tutti gli eventi. Volevo aggiungere una cosa prima di passare la parola all'assessore Corallo. Innanzitutto vorrei ringraziare, purtroppo oggi non è qui con noi, il vice sindaco Angelo Parmisano, che è uno degli artefici, diciamo, del progresso che abbiamo attuato negli anni. Basti pensare che noi al primo anno volevamo fare solo un piccolo party, e poi si è trasformato, la Pineta Urmo si è trasformata in un parco attrezzato, dove oggi abbiamo la possibilità di trovare un bar aperto tutti i giorni, dal 7 luglio al 1 settembre, quindi chiunque, qualsiasi cittadino ci può raggiungere, passare del tempo, leggere un libro, rilassarsi sulle amache, ci saranno tantissime altre iniziative, per cui vi invitiamo a scoprire la Pineta Urmo. Grazie. Allora, innanzitutto mi associo ai complimenti e ringraziamenti alla cooperativa Zion per aver curato e reso come oggi la nostra pineta. Effettivamente una riqualificazione, una cura con passione e tanto impegno. Quindi grazie per questo, e questo comunque già siamo riusciti, abbiamo avuto modo di apprezzarlo già da qualche mese. E complimenti per questo programma, il primo programma estivo, ormai eventi Zion, parte integrante di quella che era la nostra programmazione, ma la crescita, come dici tu, si vede, perché quest'anno presentato un vero programma. Giustamente ricordo anch'io che è nato con Zona 1, nata con questa amministrazione, cioè, effettivamente vanno di pari passo, insieme crescono e ogni anno si arricchiscono, quindi questo di oggi è sicuramente un grande risultato. Come assessore allo sport non ho che potuto leggere con entusiasmo una serie di eventi sportivi, come già avevi anticipato, poi questa prima mondiale del re dello sport, giustamente come diceva Vito, il re del bosco, giustamente come diceva Vito, una seconda edizione, però quest'anno con un format che sicuramente rivisto. Io ricordo quando Riccardo è venuto un po' di tempo fa con entusiasmo a dire: con Vito ti proporremo un'iniziativa davvero particolare. Non avevo ben capito, ora vedendo i risultati entusiasma anche me questa gara di mountain bike estrema, con queste fasi iniziali a cronometro, poi questa fase finale di notte con la pineta illuminata, quindi sicuramente saremo lì incuriositi a vedere come andrà. Quindi insomma, noi, come diceva Antonello, il sostegno di sempre, perché è ormai imprescindibile anche con noi la vostra programmazione e l'impegno che ogni volta, ogni anno, sempre di più
avete per la nostra pineta. Ancora grazie, ancora in bocca al lupo e complimenti e passo la parola. No, io devo stare in tempo. No, non dovete dire per tutto voi. Io vado ad aspetti comodi, perché abbiano cambiato la loro sorte. Bisogna ringraziare e dire che tutto quanto hanno fatto lo hanno fatto gratuitamente, quindi stiamo dando un supporto logistico, tecnico, e se riusciremo una minima corresponsione che servirà a partecipare all'investimento. Per cui tutti coloro i quali pensano che la cooperativa possa cambiare, dare un mutamento alla sua vita grazie all'apporto dell'amministrazione, sicuramente una componente. Quindi maggiore ancora due volte grazie a Riccardo, al suo soggetto giuridico, alla sua vita, a coloro i quali stanno partecipando, perché davvero lo hanno fatto, perché sono legatissimi a quel polmone verde, ci credono in quelle che sono le potenzialità di sviluppo che ha, e ripeto, lo stanno facendo mettendo in campo tanta forza, dispendio economico, e allo stesso contempo, come capita sempre, stiamo avendo una buona fetta di moltiplicazione. Quindi grazie ancora una volta, perché lo state facendo gratuitamente. Grazie. Okay.